Ciao, ti presento delle brioche a forma di zucca. Io le ho trovate irresistibilmente carine e molto molto buone. E sono fatte con il pan brioche alla zucca, sono sofficissime e profumate. Ottime da mangiare così per colazione o merenda e diventano super se dentro ci mettiamo un po' di crema di nocciole. Occorrono 150 g di zucca, pesata da cruda e pulita. Meglio quella con la polpa arancione in quanto donerà alle nostre brioche un colorito più adatto. L'ho cotta al microonde alla massima potenza per 5 minuti. In assenza del microonde potete cuocerla al vapore o lessandola. Sarà ben cotta quando schiacciandola con una forchetta la sentirete molto morbida. La zucca ben cotta andremo a frullarla con un mini primer o con un frullatore, ottenendo così una purea di zucca. Teniamo momentaneamente da parte e sciogliamo il lievito. Quindi ci occorrono 70 g di latte appena tiepido, ci facciamo sciogliere 10 g di lievito di birra fresco e un cucchiaino di miele. In alternativa al lievito fresco potrete usare 4 g di lievito di birra secco. Mescoliamo fino a far sciogliere il lievito. Nel boccale della planetaria mettiamo 200 g di farina manitoba setacciata e 200 g di farina 00, anch'essa setacciata. Dopodiché aggiungiamo il latte con il lievito, 80 g di zucchero di canna, la purea di zucca, un uovo intero a temperatura ambiente e un cucchiaino di estratto di vaniglia. A piacere possiamo mettere anche un cucchiaino medio di cannella in polvere. Azioniamo l'impastatrice con il gancio, in un primo momento a velocità bassa per non farlo spolverare tutta la farina, poi a velocità media. Quando la farina sarà quasi completamente assorbita, in questo modo, andiamo ad aggiungere un pizzico di sale e 50 g di burro fatto ammorbidire, quindi ricordatevi di toglierlo dal frigo in largo anticipo, prima ancora di iniziare a lavorare la ricetta, e aggiungete un pezzettino di burro alla volta. Aggiungete il successivo solo quando il primo sarà assorbito. Quindi non abbiate fretta, questa operazione richiederà circa 10 minuti. L'impasto sarà pronto quando tutto il burro sarà ben assorbito, l'impasto sarà incordato al gancio e le pareti della planetaria saranno ben pulite. In questo modo. L'impasto che otterrete sarà morbido, elastico e appena appena appiccicoso. Ungiamo il fondo e il bordo di una capiente terrina, diamo la forma di una palla al nostro impasto e lo mettiamo all'interno della terrina a lievitare, coperto con pellicola trasparente, e dovrà lievitare fino al raddoppio del volume, quindi impiegherà dalle 2 alle 3 ore. Io lo faccio lievitare all'interno del forno spento ma con la luce accesa, così se ne starà al calduccio e non subirà balzi di temperatura. Ora che l'impasto è ben lievitato, lo rovesciamo sopra un piano di lavoro, quindi capovolgiamo la terrina e aspettiamo che l'impasto scenda. Dopodiché lo sgonfiamo con la punta delle dita, lo ripieghiamo su se stesso e gli diamo la forma di una palla. Ora dividiamo l'impasto in 12 parti uguali, quindi vi farà comodo una bilancia. Ogni pezzo dovrà pesare tra i 60 e i 70 grammi. Questo perché otterremo così delle brioche tutte quante uguali esteticamente e soprattutto avranno gli stessi tempi di cottura. Ad ogni pezzo diamo la forma di una pallina, ripiegando l'impasto verso sotto e pizzicando la base per chiuderla. Preparate tutte le palline, una alla volta la schiacciamo leggermente e con il coltello andiamo ad incidere 8 tagli. Dividiamo prima in 4 spicchi, in questo modo. Poi dividiamo a metà ogni spicchio, ottenendo quindi 8 spicchi. Tagliate bene, fino alla base. Più il taglio sarà fatto bene e migliore sarà il risultato estetico delle nostre briochine zucca. Questa è la parte che preferisco, la parte migliore, quella più creativa, e maneggiare questo impasto, come vedete, è molto piacevole.
Disponete le zucche di pan brioche su due teglie, poiché dovranno stare distanziate tra loro in quanto in cottura cresceranno. E copritele con della pellicola alimentare e fatele lievitare fino al raddoppio, quindi per circa un'ora. Dopodiché le spennelliamo con il tuorlo d'uovo sbattuto con 2 cucchiai di latte. L'uovo che ho usato adesso e quello che ho messo nell'impasto sono uova a pasta gialla. Vi consiglio di usare quelle in quanto daranno un colore più reale alle nostre zucche. Il forno è già caldo e faccio cuocere le brioche a 180 gradi in forno statico per circa 15 minuti. Ed eccole qua, bellissime! Io le trovo meravigliose! Tolta questa teglia dal forno, metto a cuocere l'altra. E quando sono intiepidite, le faccio raffreddare completamente sopra una gratella per dolci. E formo il picciolo con dei semi di zucca, quindi un seme per ogni brioche. In questa stagione l'orto ci regala questo bellissimo ortaggio che è la zucca, quindi approfittiamone per fare tante ricette, come ad esempio queste brioche alternative. Sono certa che le troverete ottime e che vi divertirete a prepararle, ma soprattutto a servirle perché sono veramente carine, dai! Le brioche si conservano all'interno di un sacchetto per alimenti per 4 o 5 giorni. Un consiglio per i più golosi: dividetele a metà e spalmate la cioccolata. Se invece le volete soffici e profumate come appena fatte, basterà scaldarle per qualche secondo dentro al forno. Fatemi sapere cosa ne pensate, ci sentiamo nei commenti e io vi aspetto nel mio canale con tante altre ricette. Un salutone, ciao!